Lei è andato a votare? Sì. Sa che a Torre del Greco il partito più votato è stato il Partito Democratico? Beh, io ho votato per il PD. Per il momento è un partito che mi va, mi sta bene, ha delle promesse buone, quindi speriamo bene. Purtroppo però regna l'astensionismo. Questo sì, purtroppo sì, vabbè. Bisognerebbe che ci fosse un po' di cultura in più, questo è un po' di senso di responsabilità, perché non possiamo delegare sempre agli altri che vanno a votare eccetera, e poi magari ci lamentiamo che le cose non vanno bene. Bisognerebbe essere più responsabili in prima persona. Che ho portato Fulvio, Martuscello e De Mola, mi pare. Allora, sono stata anche a Piazza Matteotti alla chiusura della campagna elettorale e ho sentito parlare italiani, ma mi ha dato veramente una carica, un'energia positiva, che ho detto che bello stare qua e che bello avere persone del genere che ci possono rappresentare. È bassissima la percentuale dei votanti. C'è sfiducia oramai da parte del popolo, e forse perché adesso, fino adesso, a parte Berlusconi, cioè non abbiamo, adesso io confido nella Meloni, perché sinceramente la vedo una in gamba. Bisogna ascoltare realmente il popolo, perché come me ci possono essere tante diversi problemi, e magari ecco, è stato tolto il reddito di cittadinanza perché per dare la possibilità di crescere a un popolo, per dare il lavoro. Non so poi tutte esattamente quali sono state le cause, diciamo. Però posso dire che c'è chi ne ha bisogno. Ho letto stamattina con grande soddisfazione della vittoria del Partito Democratico a Torre. Si aspettava questo tipo di risultato a Torre del Greco? Sì. Me l'aspettavo, perché lo vedevo il PD in crescita. Purtroppo però regna l'astensionismo, in pochissimi vanno a votare, bassissima la percentuale. Ma questo è un problema a livello nazionale, perché la gente si è allontanata dalla politica, perché non ha più fiducia nei politici e evidentemente non danno risposte immediate ai problemi reali della gente. Lei è andato a votare? No. Come mai? Sinceramente c'è una certa età, dovete essere voi giovani a cambiare qualcosa. È andata poca gente a votare. Nothing change, non cambia niente. Perché la gente di una certa età, specialmente i giovani, non la sentono questa forza europea, figurate poi quella là, la forza della nostra Italia. E quindi penso che tutto quello che possiamo dire dobbiamo vedere un po' più avanti come andrà a finire la situazione. Speriamo che è una cosa buona. Sai che a Torre del Greco il partito più votato è stato il Partito Democratico? Il Democratico, è stato eletto Lello Topo, europarlamentare del PD, che ha rivestito vari ruoli qua in Regione Campania. Purtroppo però regna l'astensionismo, come mai secondo lei? Beh, io credo che sia anche un po' un voto di protesta, perché comunque se facciamo un rapporto o comunque un confronto con quelle che sono le risorse che vanno in Italia settentrionale, in Italia centrale, c'è un divario tra l'Italia centro-settentrionale e l'Italia meridionale, per cui comunque è un voto di protesta, secondo me.